Ah, mister, buonasera. Buonasera. Mister, questa emorragia, quando pensate di risolverla, perché comincia a essere preoccupante, immagino. Anche è vero che gli episodi nell'ambito dei 90 minuti non danno conforto. Ad esempio, quando lanciamo a recuperare negli ultimi 10-15 minuti e avete giocato in 10, mi viene in mente un esempio, al di là poi di quello che non va realmente. Sì, un po' di più, 20 minuti abbiamo fatto in 10, però no, detto questo, tutte le analisi no, possono dare tante interpretazioni. Una cosa è certa, che in questo momento noi dobbiamo centrare un risultato a tutti i costi. Ma principalmente appunto per lo spirito, per la convinzione. Io sto lavorando principalmente su questo. Credo che a Siena abbiamo visto comunque una squadra viva, una squadra che ha saputo tenere il campo, che è andata sotto immeritatamente, perché sicuramente nei primi 45 minuti, se c'era una squadra che meritava qualcosa, eravamo noi. Però è un momento così, un momento difficile che ci sta mettendo a prova, a dura prova, e credo che siano proprio questi momenti, no? Che si vede la squadra, si vede come si reagisce alle difficoltà. Quindi bisogna lavorare come stiamo facendo. Però è sembrato che nel secondo tempo la squadra non avesse particolare forza nel riuscire a cercare il pareggio. Meglio No. nel primo tempo con un paio di occasioni, una in particolare sbagliata, in maniera in cui ancora non si riesce a capire come, però nella ripresa ha arrancato il lanciato, cioè non è sembrato avere la forza, la lucidità e forse l'intensità che lei più volte ha richiesto. No, io non credo che non ci sia stato. Giocavamo contro una squadra che stava quasi tutta sotto la linea palla. Ma anche nel primo tempo, il Siena è una squadra che ha capito come si gioca in B, quindi terza palla rientrano tutti sotto la linea, e io, come vi avevo già detto, in categoria difesa schierata non è facile far gol, come non era facile entrare dentro le nostre maglie nel primo tempo. E se non con una palla inattiva, con queste situazioni qua. E purtroppo in questo momento certi episodi ci penalizzano, secondo me, al di là di quello che viene fatto in campo. Però questo è uno stato di fatto e dobbiamo cercare di porre il rimedio, quindi con maggiore attenzione, con maggior convinzione, perché io credo che anche l'episodio fortunato te lo sai, te lo tiri dietro con l'atteggiamento propositivo, con l'atteggiamento di qualcuno che vuole qualcosa a tutti i costi, che non l'aspetta, che la vuole. Per restare un attimo alla partita di Siena, l'esperimento di Piam e Pippo, che è stato soddisfatto di questa cosa, oppure era intenzione ad esempio di riproporlo, oppure ci Ma sarà guardi, allora qualche altro motivo? Piccolo ha fatto 45 minuti, secondo me molto bene. Tiam ha fatto una partita di grande generosità, a me è piaciuto, come è piaciuto anche Diego quando è entrato. Lo stesso Manuel, anche se poi dopo non c'erano più i presupposti, perché siamo rimasti quasi subito in 10, quindi poi è diventato più difficile sicuramente. Io credo che la strada in questo momento per ritrovare equilibrio, ritrovare sicurezza, convinzione al risultato è questa. Quindi, indipendentemente, poi ora vedremo gli interpreti migliori che potranno essere, però io sono stato soddisfatto della prestazione dei due attaccanti.
Quindi rispetto, diciamo, essenzialmente alla partita di Padova, del secondo tempo della partita di Padova, che è stato quello un po' più a conoscere il Reggiano, lei ha intravisto dei passi di recupero, dei miglioramenti. Ma io ho intravisto, io ripeto, con il Padova è difficile analizzare quella gara, perché dopo un bellissimo primo tempo siamo andati in difficoltà evidente, no? Ma più che altro in difficoltà dal punto di vista mentale, non fisico. La partita di Modena l'abbiamo analizzata più volte, a me a Siena la squadra è piaciuta, devo essere onesto, ma credo non solo a me, insomma, ecco. Avevamo di fronte una squadra che solitamente crea 6-7 palle gol, non gli abbiamo permesso di far questo, sono trovati il vantaggio su una punizione così, un'invenzione, diciamo. Noi abbiamo avuto non tantissime, ma sicuramente qualche situazione dove poter far gol, ma principalmente abbiamo avuto, secondo me, la squadra tenuta in campo molto bene. Invece l'aspetto che non le è piaciuto particolarmente? Ma ci sono tante situazioni che ho parlato con la squadra, dobbiamo accorciare, dobbiamo avere più coraggio nel sostenere gli attaccanti. Qualche inserimento è mancato, ma è normale questo, perché quando giochi sulla convinzione, sull'entusiasmo, hai un atteggiamento diverso, no? E quindi ora in questo momento c'è da ritrovare quell'atteggiamento lì, da non pensare. Purtroppo nel calcio noi siamo molto bravi, io ve l'ho sempre detto, no? Che spesso tante situazioni vengono dettate dai risultati, perché noi siamo sempre bravi a guardare le ultime 4 partite, non guardare le 33 partite fatte, siamo bravi a fare questo, e questo involontariamente condiziona l'ambiente, condiziona la squadra. Io sto cercando di dare coraggio, di dare convinzione, perché in questo momento l'errore che noi possiamo fare è guardare le ultime 4 gare. Allora, se guardiamo le ultime 4 gare, ci riteniamo una squadra in grandissima difficoltà. Se io guardo la prestazione di Siena, non vedo una squadra in grande difficoltà, vedo una squadra che in questo momento deve fare qualcosa in più per ottenere un risultato che gli permetta di ripartire, di ritrovare convinzione e autostima. Penso al Bari, quando siamo andati noi al Bari, che abbiamo fatto una partita dove li abbiamo messi credo costantemente nella loro metà campo. Adesso il Bari è una squadra che vola, erano gli stessi 11-12 giocatori. Cosa cambia? Cambia l'atteggiamento mentale, la convinzione, i risultati, e questo non dobbiamo dimenticarci noi. Mister, il tifoso di piazza oggi unanime dicono: ma è possibile che non si può cambiare una sola volta? Diciamo, noi ci abbiamo 4 punti davanti, e chi è che ha segnato di più è il terzino. Sto benedetto terzino, perché non lo tira dentro dall'uovo di Pasqua e lo fa giocare come centrale? Non confondiamoci, noi in questo momento la prendo così, una cosa simpatica. Noi in questo momento abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno che i nostri difensori facciano bene i difensori, perché in questo momento, se guardo il percorso della prima parte di campionato, non ci mancano i gol fatti, ma ci mancano, cioè non che ci mancano, sono i gol che stiamo subendo, che ci stanno portando su una strada. Io questo ve l'avevo sempre detto, l'ho sempre detto. E quindi noi in questo momento dobbiamo dare più possibile certezze, io per primo la squadra, perché abbiamo bisogno di rifare cose semplici, poche ma fatte bene, con grande convinzione e con grande determinazione.
per passare alla partita alla partita che c'è già giovedì, sì, regole, un'altra partita di quelle di quelle docce, no, che a dirlo adesso è molto difficile, cioè, ma noi abbiamo bisogno di una partita difficile, abbiamo bisogno di una partita difficile di centrare un risultato importante. Con chi voglio giocare in questo momento? Non saprei scegliermi un avversario, ci becchiamo quelli che ci toccano. Dobbiamo ricordarci che noi abbiamo fatto imprese importanti e dobbiamo credere che insieme, con convinzione, con sacrificio, con umiltà, con lo spirito combattivo e coraggioso che abbiamo sempre avuto, possiamo ritrovare la strada del risultato. Sì. Però è la stessa che è quella che rischia ad essere la meno battuta del campionato, soprattutto all'inizio. Quindi che cos'è? Ma forse il centrocampo? No, noi sicuramente abbiamo avuto una flessione un po' in mezzo al campo, qualche giocatore, vi ripeto, nei numeri non c'è un giocatore che come Trost abbia fatto tutte le gare, se non qualche portiere, pochi anche portieri. Quindi sicuramente alcuni giocatori tipo Federico, Casarini, lo stesso Ameta che sta tenendo un livello prestativo straordinario, è normale questo, qualche calo ci sta, magari è arrivato qualche calo in più e che in questo momento magari la squadra non ha saputo sostenere bene, perché magari non era uno o due ma era più di uno o due, e qualche episodio non fortunato, se li vai a mettere insieme ti arriva una sconfitta, una perché la meriti, una perché magari non la meriti, e se le vai a sommare c'è quello che in questo momento è il nostro percorso nell'ultimo mese. Però io voglio rimanere ancora ancorato saldo al percorso che abbiamo fatto fino adesso, e quindi andare a ricercare in questo momento le nostre certezze, che sono la cosa più importante, non guardare avanti con convinzione e determinazione. Visto anche la vicinanza di queste ultime partite, si prevedono qualche cambiamento per la partita? Ma sì, sicuramente qualcosa ci sarà, perché ad esempio De Colle ancora in nazionale, tornerà forse domani, credo, qualche oggi per esempio si è fermato Casarini, ma spero per niente di importante. Antonio Piccolo anche oggi ha lavorato è stata una parte con noi, una parte differenziato. Daniele Ficani ancora non è a posto. Ferrario è rientrato, è disponibile. Però queste sono situazioni normali, insomma. Gaetano ha fatto una partita dopo tanto tempo, insomma ci sono tante situazioni che sono da gestire bene, da valutare bene, ma la cosa importante, ripeto, è che noi centriamo, come abbiamo fatto a Siena, ma ancora di più, una bella prestazione, poi vediamo cosa viene fuori. Siena Empoli, meglio giocare con Siena Empoli, dopo la sconfitta di Siena ancora convinto di voler giocare con l'Empoli? No, questo è chiaro che questo è un campionato, se lo guardiamo, no? Noi dopo quattro stop siamo ancora lì, perché la classifica è cortissima, ancora non abbiamo i punti in tasca che ci servono per garantire la permanenza, anche se ci siamo vicini, però sei vicino anche a un possibile sogno. È un campionato dove è talmente equilibrato, secondo me, in alto, non in basso. In alto perché se vado a vedere il Padova che sta lottando
ora in un momento difficile ha, ha degli attaccanti che insomma tanti li vorrebbero prendere, e lo stesso Novara, la Regina comunque è una squadra che era stata costruita per far bene. Vi ripeto, è un campionato livellato in, in alto, quindi è difficile scegliersi un avversario. Ci abbiamo questi qui e dobbiamo affrontarli, perché non dobbiamo temere, dobbiamo avere rispetto, sappiamo che viene una squadra forte che verrà qua per vincere, e, però questo ci deve dare ancora più determinazione. Va bene, grazie. Grazie. Forse è stata più per l'entourage, più per gli altri che non per te, ci spieghi com'è andata? Sì, no, sicuramente è stata più, probabilmente anche per dei, dei passati recenti di Morosini, quindi lo spavento è stato più che altro per voi, perché era fuori. Io, meno male, ho detto comunque una tachicardia, più che altro in un momento di battito, che poi non, dopo ho capito che era tachicardia, in quel momento avevo intorno ai 210 battiti, quindi avevo un po', attimo, un po' di perdita di forza, però sapevo che comunque bastavano 5-10 minuti che poi potevo rientrare in campo. Ti sei completamente ristabilito, ti sei allenato regolarmente i giorni, e se il mister ti chiama sei pronto a giocare. Certo, sì, sì, sono. Per quanto riguarda sono onorabile, non ho nessun tipo di problema. Che momento è quello del Lanciano? Il momento del Lanciano, siamo credo in crescita a confronto all'inizio della serie di partite che abbiamo perso. Sicuramente col Siena c'è stato un miglioramento, secondo me, di atteggiamento. Di concentrazione, di attenzione nei particolari. Ovvio, bisogna cercare di far punti, perché comunque siamo ancora, abbiamo raccolto 0 punti in tutte le partite, quindi è il momento di portare a casa qualcosa. Soprattutto in, vabbè, a parte la prudenza di Rosina, che diciamo, era in partita senza problemi, controllando bene, però in attacco si è creato pochissimo. No, abbiamo avuto qualche occasione per far gol, sicuramente giocavi a Siena, la Siena comunque è una squadra dove tiene molto in mano il pallone del gioco, dove rallenta i ritmi, hanno comunque giocatori che giocano, hanno giocato tanti anni in Serie A, quindi è un po' la loro caratteristica quella di controllare la partita. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita e sotto molti aspetti abbiamo credo soddisfatto le pretese del mister. Voi siete convinti di poter centrare ancora qualcosa di clamoroso? Io credo che bisogna innanzitutto adesso ripartire da un momento buio che è stato questo recente, e abbiamo secondo me tutte le carte per poter toglierci qualche soddisfazione. Se non ci crediamo saremmo degli stolti, credo. Anche perché nonostante questi 4 stop, tutto sommato siamo ancora lì, insomma, voglio dire. La classifica non è che si è allungata di tanto in avanti, forse solo Lempoli, a parte il Palermo, insomma. È ristretto, insomma, può succedere di tutto in 8 partite, sono 8 partite, sono 24 punti, insomma, lì. Sì, no, per fortuna la classifica quest'anno, il campionato di quest'anno comunque nella zona dei playoff, zona centrale della classifica, va abbastanza rilento, quindi ti permette anche di fare qualche passo falso in più degli anni passati. E questo deve essere un'occasione da sfruttare, da poter influire al nostro vantaggio. L'Empoli cosa ne pensi? È una squadra certamente più forte del campionato. Certo, l'Empoli è una squadra da rispettare, sta facendo un buonissimo campionato, ha giocatori importanti per categoria e stanno comunque tirando dall'inizio del campionato la classifica. Secondo e terzi che sono, comunque sono sempre lì in alto, non hanno mai mollato le parti nobili della classifica, e noi dovremmo cercare di rallentarli ulteriormente. Potenziale offensivo niente male quello dell'Empoli, in quanto a qualità soprattutto. Ci sono giocatori che in categoria possono fare il bello e il cattivo tempo di una squadra, senz'altro. Comunque i bonus dopo 4 stop di fila sono finiti. Quello che ci auguriamo, quello che vogliamo che sia, dobbiamo finire perché dobbiamo iniziare a riprendere e a far punti. L'ultima da parte mia, che atteggiamento bisognerà tenere? Andrà bene anche un pareggio per interrompere questa serie negativa, oppure cercare il risultato di forza a tutti i costi?
noi dobbiamo cercare la prestazione innanzitutto, da lì possiamo poi dopo, credo che se si fa una prestazione importante si possono poi dopo ottenere dei punti senz'altro. Per quanto riguarda le stesse persone in campo, il cosiddetto modulo, per te il famoso 3-5-2 oppure 4-3, insomma, la difesa come pensi che sia, ti trovi meglio, come pensi che può essere più redditizio, a 5, a 3, a 4? Personalmente io da quando sono arrivato qua a novembre ho visto comunque difesa 4, poi difesa 3 e c'è stato sempre secondo me grossa disponibilità da parte di tutti per poter mettere in atto ciò che il mister vuole. Difesa 3, difesa 4, l'importante credo sia l'atteggiamento e la prestazione. In questo momento noi, stando all'ultima partita col 3-5-2, credo abbiamo avuto un atteggiamento giusto. Vi sentite presi, se vi volete, il peso maggiore sulle spalle, visto che avete subito in difesa un bel po' di gol, 11 nelle ultime 4 partite? Beh, certo, bisogna dare una regolata, senz'altro bisogna cercare di tutti quanti di rimettere a posto un meccanismo che era perfetto prima, adesso magari ha avuto qualche problemino, ma credo che col lavoro che stiamo svolgendo col mister sia il momento, cioè possiamo senz'altro uscirne fuori. Posto? Va bene. Grazie. Prego.